Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi sono qui per registrarvi un video ask perché qualche giorno fa vi ho chiesto di farmi delle domande sul mio profilo Instagram e quindi ora risponderò qui con voi. Faccio una piccola premessa per tutti coloro che mi hanno chiesto raccontaci il tuo infortunio più grave, parlaci dei tuoi infortuni piuttosto che raccontaci la tua prima gara o una gara in particolare, la tua gara preferita, eccetera. Tranquilli perché farò dei video specifici su ognuna di queste cose, quindi non vi preoccupate, non vi lascio senza risposte, ecco, anzi approfondirò molto di più quegli argomenti. Allora, parto con il rispondere ad una domanda, perché non è proprio una domanda, del mio ragazzo Stefano che mi scrive: ti amo più di qualsiasi cosa, amore mio, ti amo anche io tantissimo. E sfrutto questa domanda per dirvi che per tutti coloro che invece mi hanno chiesto domande sul rapporto mio e di Stefano, sulla nostra relazione, come ci siamo conosciuti, come affrontiamo la distanza, eccetera, tranquilli perché quando tutto questo finirà e riusciremo finalmente a vederci, faremo sicuramente uno o più video insieme che poi usciranno, quindi risponderemo a tutte queste vostre domande, insomma. Giada mi chiede: ti piace il tuo nome? Se no, come vorresti chiamarti? Allora, sì, mi piace un sacco il mio nome, infatti sono molto felice di chiamarmi Sofia, quindi non vorrei chiamarmi in nessun altro modo. Poi Anita mi chiede: a che età hai dato il primo bacio? Ma soprattutto è difficile conciliare la vita sentimentale con lo sport. Allora, il mio primo bacio l'ho dato a 15 anni, era agosto del 2017, quindi 3 anni fa ormai, a Stefano, il mio attuale ragazzo. È difficile conciliare la vita sentimentale con lo sport, in realtà non più di tanto, perché essendo che io e il mio ragazzo abitiamo molto distanti, cioè a 2 ore e un quarto di treno, ci vediamo il weekend quando non ci sono le gare, cioè tutti i weekend in cui non ci sono le gare cerchiamo di vederci, quindi diciamo di no. Se avessi un ragazzo qui vicino magari sarebbe un po' più difficile, perché appunto io sono via dalle 8 di mattina alle 8 di sera da casa, cioè non torno a casa mai, quindi probabilmente sarebbe più difficile, ma così è perfetto. Poi vabbè, essendo che sia io che il mio ragazzo facciamo questo sport, comunque riusciamo a capirci se uno dei due ha le gare o ha impegni, ci si vede la settimana dopo o comunque quando siamo liberi, quindi no, non è difficile alla fine. Martina cosa vorresti fare dopo la scuola e sei convinta di fare questa scelta? Allora, io sono in quarta liceo, quindi mi manca ancora un anno di liceo, però sono abbastanza sicura di voler fare psicologia, perché faccio scienze umane, quindi in questo liceo si studia appunto psicologia, sociologia, tutte queste materie comunque umanistiche che riguardano appunto la mente umana, eccetera, e mi sono un sacco appassionata soprattutto in questi ultimi 2 anni. E quindi allora, inizialmente volevo fare giurisprudenza, poi l'anno scorso ho cambiato idea completamente perché il diritto è iniziato un po' a... mi piace tantissimo, però è molto pesante, quindi per adesso la mia idea sarebbe quella di fare psicologia per 3 anni e poi specializzarmi in psicologia dello sport. Per adesso questa è l'idea, poi chissà la vita dove mi porterà. Comunque sì, per adesso sono abbastanza sicura. Ah, un sacco di gente mi ha chiesto: come ti stai allenando a casa, come va la quarantena, cosa stai facendo in quarantena. Voi che mi avete chiesto queste cose significa che non avete visto il mio video Daily Routine Quarantine Edition, quindi mi raccomando andate a vederlo, altrimenti mi arrabbio. Sia Alessandra che Cecilia
mi chiedono come mai hai deciso di aprire un canale YouTube e come ti è venuta l'idea. Allora, in realtà era un bel po' di tempo che avevo questo tarlo nel cervello, diciamo, che mi sarebbe piaciuto, insomma, cioè mi è sempre piaciuto in realtà il mondo di YouTube, eccetera. Però dall'anno scorso, quest'anno, così, ho sempre avuto quest'idea di voler aprire un canale, ma diciamo che non ho mai avuto il coraggio e né il tempo necessario. Quindi, insomma, la quarantena mi ha aiutato in questo. E mi ha fatto dire ok, basta, adesso lo vuoi fare, bene, fallo, apri questo canale e divertiti e vedi come va. Insomma, quindi io sono felice di aver aperto questo canale, spero che siate felici anche voi. Poi, allora, Sofia, Alessia e... Cecilia sempre, mi chiedono perché hai scelto di fare ginnastica, quando hai iniziato a fare ginnastica, come è nata la tua passione, ti hanno mandato i tuoi genitori, vabbè, insomma. Allora, ho iniziato a fare ginnastica quando avevo 3 anni, cioè in realtà ho iniziato con la baby dance, ho fatto circa un anno di baby dance, che in pratica andavo mi pare una o due volte a settimana e ci facevano ballare, muovere, capriole, eccetera, giusto per muoverci un po'. E ho iniziato a farla perché ero super vivace da piccola, non stavo mai ferma, i miei non ne potevano più, non sapevano più cosa fare. E quindi hanno chiesto alla pediatra e la pediatra gli ha consigliato di farmi fare movimento, farmi fare sport. E quindi mi hanno portato perché la palestra era vicina a casa. Niente, ho fatto un anno. E poi l'anno successivo sono passata a fare subito ginnastica in promozionale perché mi avevano detto che ero più portata e niente, poi ho fatto un annetto più o meno in promozionale e sono passata subito in agonistica. La passione è nata praticamente subito. Io facevo all'inizio quando ero un po' più piccola, quindi più o meno 4-5 anni, facevo anche nuoto e facevo entrambi. Solo che arrivata a un certo punto non riuscivo più a fare entrambi perché in palestra mi chiedevano più ore e quindi non avevo il tempo materiale e cioè appena i miei genitori mi hanno chiesto vuoi fare nuoto o ginnastica, ho detto ginnastica assolutamente senza ombra di dubbio, anche perché ho avuto un po' di traumi quando andavo a fare nuoto, cioè non che non fossi capace, nel senso anche tuttora nuoto nel mare, eccetera. Però i bambini mi lasciavano sempre da sola e quindi ero sempre triste quando andavo a nuoto. Sad story. Martina mi chiede com'è stato girare Fate Road to Tokyo 2020, ci racconti la tua esperienza in Texas con la nazionale. Farò un video anche su questa esperienza se vi può interessare. Ti piace leggere? Se sì, che libro consigli? Allora, sì, mi piace un sacco leggere. E sto guardando se ho qui un libro che potrei consigliarvi, ma mi sa di no. Comunque sì, mi piace un sacco leggere e soprattutto in questo periodo in cui sono a casa sto leggendo tantissimo perché purtroppo durante l'anno in generale non ho molto tempo, quindi diciamo che il più delle volte leggo in estate tantissimo perché appunto ho più tempo libero, però anche durante l'anno cerco sempre di leggere. E quest'anno ho letto già 3 libri, molto belli. Uno si chiama La via del guerriero di pace, mi pare, se non sbaglio, e me l'ha consigliato il mio ragazzo. Molto bello, molto psicologico, come piace a me. E poi ho letto quello di... Oddio. Gregorio Paltrinieri, che non so se lo conoscete, ma è un campione di nuoto e si chiama Il peso dell'acqua, molto bello anche quello. E niente, questi due vi consiglio, che sono comunque in ambito sportivo, così. Quanto sei alta? Poco. No, comunque sono alta 1,56, 57 più o meno. Clara Colombo, che è una mia amica, che ho
nominato anche nel video precedente, se non l'avete visto andate a vederlo perché parlo dei miei body. Mi chiede, ricordo più belli insieme? Clari, non lo so, ne ho troppi, tantissimi, da legare quando eravamo piccola, da legare quando eravamo piccole all'esperienza di Jeso, tu sai perché, mi fa un sacco ridere. Quando siamo andate a Carole quest'estate, bellissimo, quando andiamo in giro in macchina urlando a squarciagola, tutto, ti voglio bene. Ok, direi che ho risposto a parecchie domande, ma voglio rispondere all'ultima, che me la fa Sophie Hagmi, ossia Simona, che è una mia fanpage, che ringrazio tantissimo perché mi sostiene sempre, mi supporta sempre e mi fa un sacco di edit bellissimi, infatti la intro del canale me l'ha fatta lei, quindi la ringrazio tantissimo, un bacio Simo. E mi chiede, qual è la tua vittoria più bella, non solo in ambito ginnico? Questa domanda mi piace tantissimo perché si vede che mi conosce in qualche modo, perché io sono una persona che ama follemente la ginnastica tantissimo, ma purtroppo non ho avuto tantissimi momenti belli e tantissime soddisfazioni, tantissime vittorie in ambito ginnico. Però sotto quel punto di vista, oltre vabbè, a diverse vittorie, medaglie eccetera, che comunque mi hanno reso un sacco felice e soddisfatta di me stessa, in quest'ultimo anno ho capito che, grazie anche ad alcune persone, non sono importanti le medaglie, le vittorie, le coppe, è importante quello che hai dentro e la persona che sei. E quindi sono contenta di non aver mai mollato e questo è sicuramente la mia vittoria più grande in ambito ginnico, perché non mi sono mai fermata davanti a niente, a nessuno, e non ho mai avuto rimpianti, ecco. Cioè sono sempre riuscita a dire ok, mi sono fatta male, ma mi rialzo perché non si sa mai quello che potrebbe succedere e quello che potrei ancora fare, quindi questo. Ok, mentre in generale, in assoluto, le mie vittorie più grandi sono la mia famiglia, il mio ragazzo e i miei amici. Queste sono in assoluto le mie vittorie più grandi. E la mia famiglia perché è sempre stata al mio fianco, nonostante tutto quello che ho passato, mi ha sempre sostenuto, ha sempre creduto in me. Il mio ragazzo perché mi rende felice ogni giorno di più e è stato l'unica persona capace di comprendermi fino in fondo e con lui mi sono mostrata pieno, ho mostrato tutte le mie fragilità e secondo me trovare una persona con cui essere pienamente se stessi è una vittoria enorme. E infine i miei amici perché siamo come una famiglia, siamo una grande famiglia e io voglio bene ad ognuno di loro in modo diverso, ma un bene infinito. E quindi è una vittoria perché sono sicura che io ci sarò sempre per loro e loro ci saranno sempre per me. Quindi insomma, se state guardando questo video, vi voglio bene. Niente, basta, troppe emozioni. Questo video è finito e ho risposto a un bel po' di domande, quindi insomma spero di avervi accontentato e di essere stata il più esaustiva possibile, anche troppo secondo me perché sono logorroica. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate scrivendomi quale video vorreste vedere su questo canale. Io appunto vi ripeto che farò sicuramente dei video in cui vi spiego meglio gare, infortuni, di tutto e di più insomma. E però commentate con qualsiasi cosa vorreste vedere o con qualsiasi cosa vi venga in mente. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando. E guardate anche gli scorsi video. Io vi mando un bacione enorme, ci vediamo al prossimo video.